Z in questo esercizio sarà un esercizio planare, quindi non useremo la coordinata Z. Le direzioni X e Y saranno ortogonali tra di loro, ok? Allora, scriverò esplicitamente la legge oraria. Quindi cos'è la legge oraria? La legge oraria è proprio la specificazione della legge matematica che lega la posizione del corpo con l'istante di tempo, cioè conoscendo l'istante di tempo, la legge oraria vi dice dove si trova la particella. Quindi io vi scriverò la legge oraria, ho bisogno di, tralasciando la coordinata z, scriverò la legge oraria di x e la legge oraria di y. Quindi abbiamo il vettore posizione, cos'è un vettore posizione? È un vettore, è un segmento orientato che va dall'origine al punto. Allora, riprendiamo un po' la notazione, stiamo dicendo che la parte x, la componente x di questo vettore, cioè quanto devo muovermi nella direzione x, è specificata da questa coordinata x. Quanto devo muovermi nella direzione y, questi sono versori e servono a indicare la direzione, sono adimensionali. La dimensionalità di questo, che è una lunghezza, viene da questi. Non viene da questo, questi vengono specificati una direzione. E di quanto devo muovermi nella direzione x, ovviamente è implicito che io abbia deciso unità di misura, sarà la coordinata y. Sia la coordinata y che la coordinata sia la x che la y varieranno nel tempo. Supponiamo di usare i metri come unità di lunghezza, quindi mettete le dimensioni qua. Quindi vi ricordo, ve lo dico una seconda volta, la dimensionalità è associata a questi numeri, ok? La velocità cos'è? Allora, diciamo, mi seguo con la telecamera un attimo. Faccio un disegno, purtroppo è una lavagna lunga e io devo usare tutto lo spazio, quindi il signore deve starmi dietro, so che è un po' antipatico, bisognerebbe forse avere un sistema di rilevazione del movimento, è un piccolo motore che sposta la telecamera automaticamente. Prima o poi, quando l'Italia uscirà dalla crisi, magari un po' di soldi lo avremo. Usciremo dalla crisi? Siete giovani e così pessimisti? Allora, ok, faccio un disegno generale, non sto per disegnare il moto circolare uniforme, voglio fare un ripasso generale di cos'è la velocità. Quindi avete la particella che magari nell'istante t si trova qua, quindi il suo vettore posizione, cioè il segmento orientato che va dall'origine al punto, e questa qua, mannaggia, ho mancato la mira, eccola là. Questa è la posizione nell'istante t. Poi nell'istante successivo immaginate che si trovi qua, ok? Quindi lui si è spostato nell'intervallo di tempo, quindi avete il tempo che sta scorrendo, nell'istante t si trova qua e nell'istante t più delta t, per un incremento temporale, si trova qua, si è spostato, d'accordo? Allora, questo vettore che sto disegnando adesso lo chiamiamo delta r. Delta r è quel vettore spostamento che dovete aggiungere a r per arrivare alla nuova posizione. Quindi questo disegno riassume quindi cosa intendiamo per la somma di frecce. Quindi scriviamo che la posizione nuova, si arriva alla posizione nuova partendo dalla vecchia posizione e aggiungendo uno spostamento. Quindi voi andate da qua a qua, poi vi spostate da qua a qua ed ecco che quindi siete arrivati nella posizione della nuova particella, d'accordo? Quindi questo disegno riassume cosa intendiamo per somma di vettori, d'accordo? Allora, questo delta r si chiama l'incremento che dovete dare alla posizione per raggiungere la nuova posizione. Quindi questo incremento chi è? Allora, è questo vettore qua. Ok? Di nuovo, vedete che c'è la proprietà formale che posso portare questo vettore dall'altra parte cambiando di segno.
che è una proprietà che voi conoscete dei numeri ordinari, ma il disegno stesso vi dice che è possibile farlo, perché cosa sta dicendo qua? Che io posso andare, questo chi è? È lo spostamento da questo punto a questo punto. E io posso andare in netto da qua a qua, anche passando per l'origine, cioè di andare a ritroso qui e poi andare così. Questo è il tratto da qua a qua, e questo, col segno meno, è l'andare a ritroso. Ok? Quindi di nuovo, il disegno vi sta dicendo cosa si intende per il segno meno. Ok, chi è questo vettore? Beh, se io decido esplicitamente, se io mettessi delle tacche qua, se voi sul vostro quaderno millimetrato avete tante tacche, io vi do un esercizio numerico, vi dico che questo signore qua si trova nella posizione x di t, alla coordinata y di t, questo qua avrà una certa coordinata x di t più delta t, questo è l'asse x. Questo signore ha coordinata y di t più delta t. Questo vettore lo sapete esplicitare. Se io mettessi dei numeri, cosa fareste? Questo vettore chi è? Delta r è un vettore che ha una parte nella direzione x. Quindi lascio lo spazio, intendo scrivere qualcosa qua. Ha una parte nella direzione y. E chi è la parte della direzione x? La parte della direzione x è x di t. Più delta t meno x di t. Metto una parentesi qua, così è chiaro che questo è nella direzione x. È nella direzione y. Ok? E se c'era la coordinata z, cosa succedeva? Quale sarebbe stata la parte del vettore delta r nella direzione z? Sarebbe stata la z nell'istante t più delta t meno la z nell'istante t. Molto semplice. Quindi voi potete immaginare di avere dei valori numerici e mettereste dentro i numeri qua e calcolereste un certo numero di cosa. Questi sono lunghezza, una lunghezza, ad esempio metri, metri. Questo sarebbe metri. Quindi questo vettore qua, se scegliete di misurare lunghezze di metri, ha le dimensioni, no? È un vettore spostamento, è lo spostamento da questo punto a quel punto, d'accordo? Avendo questo incremento, questo spostamento, che è un vettore, perché vedete che il vettore, questo delta r qua, è composto di due parti, è una freccia che va per di qua, sommato una freccia che va per di qua. Questa qui, questa che sto, questa freccia qua, magari uso colori qua. Shh, per cortesia. Questa freccia qua è la parte di, di questa blu, magari lo chiamiamo in blu del verde. Questo vettore giallo qui è la parte del vettore blu che è nella direzione x. E questo qui, che posso disegnare qua o qua, è la stessa cosa. Posso disegnarlo qua, no? Questa freccia qua è la parte della direzione, è la parte della freccia blu che è nella direzione y. In questo caso, questa freccia punta nella direzione delle y negative, mentre questa freccia punta nella direzione delle x positive. Quindi vedete, ho scomposto, sto ripassando quello che ho detto l'altro giorno, ho il vettore blu, l'ho scomposto in un vettore che è nella direzione x e un vettore che è nella direzione y. Vi ricordo che questa scomposizione è relativa a questa scelta di assi. Se ruoto gli assi, la scomposizione sarà diversa. Questo l'abbiamo visto. Quindi questo vettore qua, lo voglio scrivere esplicitamente, questo vettore qua la scriviamo come delta x u di x, e questo vettore qui è delta y u di y. In questo caso delta x è un numero positivo, invece questo delta y è negativo. Va bene? E chi è delta x? Delta x è x t più delta t meno x di t. D'accordo.
Avendo quindi questo vettore spostamento nell'intervallo di tempo delta t, eccolo qua, io mi costruisco la velocità media. E vi ho detto cos'è la velocità media. La velocità media, dove la scrivo? È qua giù. La velocità media, ovviamente associata all'intervallo, quale intervallo? A questo intervallo qua, questo intervallo di tempo che inizia nell'istante t e finisce nell'istante t più delta t, a quell'intervallo di tempo io associo una grandezza che si chiama la velocità media. E la velocità media per definizione è delta r diviso delta t. Chiaramente vedete che la velocità media ha dimensioni nuove, non è un vettore spostamento, non ha le dimensioni di uno spostamento, ha invece le dimensioni di uno spostamento fatto un tempo. Quindi questo vettore qui, se scegliete le lunghezze in metri e i tempi in secondi, ha dimensioni metri al secondo. E che vettore è? Beh, è evidente, esplicitamente chi è? E questo vettore, ovviamente questo scende un po', molto semplice, non vi pare? La cosa importante da notare è che la velocità media ha quale direzione? La stessa direzione di delta r, la stessa direzione di delta r. Quindi quel disegno la lascio lì, rifaccio un'altra. Io adesso disegnerò una traiettoria, cioè immaginate che la particella stia facendo una curva di questo tipo. In un primo istante si trova qua, ecco il vettore posizione. In un istante successivo, nell'istante t più delta t, supponete che si trovi qui. Ok? Qual è il vettore spostamento? Quindi, qual è il vettore incremento, scusatemi, di quanto si è spostato la particella nell'intervallo t delta t? Questo è il vettore r di t, questo è il vettore r t più delta t. Di quanto si è spostata la particella? Dovete tracciare un vettore spostamento, è banale, no? È quello lì! Questo è il vettore spostamento. È quel vettore spostamento che dovete aggiungere a R per arrivare alla nuova posizione. È lo stesso disegno, semplicemente che ho sovrapposto la traiettoria. Ho cercato di farlo, potete immaginare. Quindi questo è delta R. Se io vi chiedo qual è la direzione, domanda d'orale, qual è la direzione della velocità media nell'intervallo t più delta t? È la stessa di delta r. Certo che se io vi chiedo di disegnare la velocità media, una cosa è certa, saprete tracciare la direzione. Quanto far allungare il vostro inchiostro o gesso sulla lavagna, cioè quanto lungo, tra virgolette, ricordate la parola di l'altro giorno, lungo, qual è il modulo della velocità e come riportarlo sul foglio di carta, dovrete affrontarlo. Quindi una cosa è certa, che la velocità media è in questa direzione. Ok? La velocità media ha la stessa direzione di R. Se adesso voi scegliete un istante meno lontano nel tempo, quindi questo è di nuovo l'asse dei tempi, questo è l'istante iniziale T, che ci piace tanto, questo è l'istante in cui mi interessa. Però invece di avere il delta T lungo così, un intervallo di tempo di attesa, no? Prima di misurare di nuovo dov'è la particella, così lungo, la faccio più breve. Immaginate che la particella si trovi qua invece, cioè ho scelto un delta T più piccolo. Quindi il vettore posizione della particella con un delta T più piccolo è qua. E qual è la direzione della velocità media in questo nuovo intervallo di tempo, che è più corto dell'originale che ho disegnato? La velocità media è in questa direzione, è cambiata, perché il vettore spostamento adesso è questo, il vettore, scusatemi, incremento di posizione. Quindi delta R possiamo chiamare il vettore incremento di posizione, o cambio di posizione. Se delta T è ancora più piccolo, magari il punto è qua, è evidente che delta R è questo, e la velocità media
E questa è in quella direzione. Non ho disegnato una freccia perché non voglio impegnarmi sul modulo della velocità media, ma sto parlando di direzione per me. E potete immaginare, spero, quello che sta succedendo, che nel limite che delta t tende a zero, cosa che sto studiando, perché io parlo della velocità, e la velocità cos'è? La velocità è la derivata vettoriale. Cos'è questo oggetto? È il limite per delta t che tende a zero della velocità media, che scriviamo esplicitamente. Quindi per delta t che tende a zero, a quale direzione tenderanno le velocità medie? Per delta t che tende a zero, queste velocità medie tendono a una direzione limite, se vogliamo così intenderci. E potete capire che la direzione limite è la direzione della retta tangente alla curva. Queste qua convergono, la direzione velocità media converge nella direzione della retta tangente alla traiettoria. Quindi la velocità, la prima cosa che si impara qua, è che la velocità, il vettore velocità, è tangente alla traiettoria. Questa è una cosa fondamentale. La velocità media? Oh. La velocità media presume che voi scegliate due istanti sulla curva. La prima, che è quella, diciamo, dove poi alla fine volete conoscere la velocità in questo punto. Quindi la velocità media sarà una freccia che è così. È nel limite che delta t tende a zero, la velocità istantanea sarà in una direzione che è tangente alla curva. Questa è la cosa che voglio che voi, su cui voi, che dovete portare a casa oggi. Allora, torniamo al moto circolare uniforme e vediamo di esemplificare questo. Questo è un ripasso di cos'è la velocità, cos'è la velocità media, cos'è il vettore in cambiamento di posizione, la notazione vettoriale, la scomposizione cartesiana, abbiamo usato assi perpendicolari, cos'è la scelta di un'unità di misura per definire cos'è una coordinata, perché se non mi impegno in un'unità di misura, il numero che assegnerò alle coordinate quanto vale? C'è tanta roba qua sotto, non vi pare? Quindi la velocità, che è la derivata di questo qui, l'abbiamo fatto, quindi scriviamo il risultato. Ah, beh, devo ancora scrivere le equazioni. La scrivo qua. Sto parlando del moto circolare uniforme adesso. Eccolo qua. La scriviamo così. R coseno con un angolo che varia linearmente del tempo con la fase iniziale uguale a 0, scrivo così. Questa è la legge oraria di x, come varia x nel tempo? L'età è una brutta cosa, l'invecchiare è una brutta cosa, pieno di dolori. Ok? Questo è dove eravamo, la velocità è la derivata di questo. Quindi devo fare la derivata. Oh, signore, devo fare la derivata di questo, questa è una costante. Devo fare la derivata del coseno rispetto al tempo. La derivata del coseno rispetto al tempo è la derivata del coseno rispetto all'angolo, moltiplicato per la derivata dell'angolo rispetto al tempo. Ma siccome l'angolo varia linearmente il tempo, la derivata dell'angolo rispetto al tempo è omega 0. La derivata del coseno rispetto a teta è meno seno. Questa è la costante, quindi ho meno omega 0 r seno omega 0 t u di x. Quindi quello che ho scritto qui è la parte del vettore velocità nella direzione x. Questa parte qui, che magari ci metto le parentesi attorno così è più facile da tenere d'occhio, quella dentro la parentesi è la coordinata, è la componente della velocità, è la componente x della velocità. La componente x più questo versore è invece la parte della velocità che è nella direzione y. Ok? Quindi se questo è il vettore velocità, per riassumere velocemente, se questa è la vostra traiettoria e in questo punto la particella sta andando così, in questo punto io vi chiedo disegnate
un vettore che rappresenti la velocità. Lo studente che fa così lo caccio subito. Perché come devi disegnarlo? Tangente! Quindi la prima cosa che fa è con un righello individua la direzione tangente. Poi dice, professore, com'è che va la particella? Sta andando in questo verso o in questo verso? Io dico, monetina, track. Testa, va così, testa, quindi sta andando in questa direzione. Quindi la freccia che disegnerà sarà una freccia di opportuno modulo, così, no? Questa sarà la velocità, perché è un vettore che va disegnato nel punto dove si trova la particella e deve avere la direzione tangente alla curva. Questa è la lezione di stamattina. Allora, questo è il vettore velocità, in questo istante si intende, quindi questo è il vettore posizione e la derivata di questo vettore è la freccia rossa. Questa sarà un certo numero di metri, questa sarà un certo numero di metri al secondo. Quanto tracerete, quanto lungo sarà il vostro segno sul quaderno dipenderà dai valori numerici delle coordinate x, y. Quant'è la lunghezza, tra virgolette, qual è il modulo? Quanti metri al secondo dipenderà dal valore numerico del modulo. Quindi avete il problema di definire qual è la leggenda, qual è l'attacca che rappresenta una lunghezza e qual è l'attacca che rappresenta metri al secondo. Fatto quello potrete disegnare e attribuire un valore numerico, certo numero di metri. Però, avendo chiarito questo, qual è la parte della freccia rossa che è nella direzione y? Voi la scomponete, quindi tirate una linea che è parallela all'asse X, tirate una linea che è parallela all'asse Y, questo rappresenta la direzione X, questo rappresenta la direzione Y. Quanta parte di quella freccia rossa è nella direzione X? È questa. Quanta parte di questa freccia è nella direzione Y? È questa. Quindi questo è il vettore V. Questo è il vettore Vx, cioè quanta parte della velocità nella direzione x, e questa è quanta parte della direzione y. Chi è questo? Lo scrivo esplicitamente, questo è il vettore Vx u di x, ok? Quindi questo vettore qui è la componente di v moltiplicato per il versore che vi dice che è in quella direzione. Molto semplice, no? Di nuovo è evidente che questa scomposizione cambierà se io cambiavo l'orientazione degli assi, quindi quella scomposizione è relativa a questa scelta di direzioni. L'abbiamo detto questo, tenetelo a mente, dovete essere pronti ad argomentare e a fare disegni. Qual è la parte y di questo vettore? Quanta parte di questo vettore punta nella direzione y? È quello che sto per scrivere, eccolo qua. Allora questo devo fare la derivata. R è una costante, non è un problema, devo fare la derivata del seno rispetto all'angolo, devo fare la derivata del seno rispetto al tempo. La derivata del seno rispetto al tempo è la derivata del seno rispetto all'angolo moltiplicato la derivata dell'angolo rispetto al tempo. Di nuovo l'angolo varia linearmente il tempo, quindi la derivata dell'angolo rispetto al tempo è omega 0. La derivata del seno rispetto all'angolo è coseno. Ovviamente l'accelerazione l'abbiamo definito, è la derivata di questo, ovvero la derivata seconda di questo, e questo è il più facile di tutti perché è meno omega 0 quadro r coseno omega 0 t, questo lo metto tra parentesi così è più facile tenere d'occhio, qua pure, vedete, sto usando la parentesi, quindi dentro la parentesi c'è il segno meno, se porto via la parentesi, allora questo diventerà meno, d'accordo? Non perdetevi un bicchiere d'acqua. Ok, questo l'abbiamo fatto ieri, adesso proviamo a fare i grafici, ok? Dove farlo? Non ho molta lavagna né di qua di qua, ho fatto la stupidaggine di scrivere proprio in centro, ma dai, ce la faccio, è abbastanza spazio, disegnerò anche qua. Allora disegnerò qua su
questo è x in funzione del tempo, questo è y in funzione del tempo. Il fatto che sto facendo il moto circolare uniforme molto in dettaglio è perché è un esempio molto importante, argomento di tanti orali. Però è chiaro che ci sono tanti altri moti, no? C'è il moto rettilineo, il moto rettilineo uniforme, il moto rettilineo uniformemente accelerato, ma tutti quelli sono, la matematica serve a quelli, è qua. Quindi se voi imparate la matematica qua, quegli altri sono esercizi stupidi che potete benissimo fare a casa vostra seduti in bagno. L'estetica nella vita non guarda, quindi... Questo sarà il grafico della velocità nella direzione x, questo voglio fare il grafico della velocità nella direzione y, sì, l'ho detto giusto, e qua voglio fare il grafico dell'accelerazione, per cortesia. Potrei lasciarlo a voi, ma preferisco fare la situazione. Allora, guardate qua, facciamo il primo. Qual è l'argomento del coseno e del seno? È il nostro benedetto angolo che sta variando linearmente nel tempo in questo modo. Quindi è molto importante che voi capiate che l'angolo sta variando linearmente nel tempo. In questo esercizio abbiamo messo l'angolo iniziale, la fase iniziale uguale a zero. Allora, abbiamo già detto quanto tempo serve per far sì che il coseno e il seno si ripetano, sono funzioni periodiche, no? Quindi qual è il periodo nel tempo? Cioè quanto tempo devo far trascorrere affinché il seno e il coseno riproducono il loro valore, quindi il punto del suo moto circolare uniforme si ritorni esattamente alla sua posizione. Se questo è il cerchio di raggio R, e lui inizialmente è qua, perché inizialmente è qua? Perché quando t uguale a 0, iniziale, no? T uguale a 0, quando t uguale a 0, questo è 0, l'angolo è 0, il coseno di 0 vale 1. Quando questo è 0, il seno di 0 vale 0. Quindi inizialmente la coordinata x vale R maiuscolo, la coordinata y vale 0. Quindi inizialmente la particella si trova qua, d'accordo? Dopo quanto tempo nel suo moto antiorario si ritroverà qua? Allora, quel tempo è, come questo è il disegno che va tatuato sul vostro corpo, concettualmente quanto è questo istante qua? Quanto è? Allora, il legame è, la formula è 2pi greco, siccome l'equazione qui è omega 0t, no? Questa è la nostra legge orale dell'angolo, voi la riscrivete così, 2pi greco uguale omega 0 t, e con questo voi potete dire che il tempo è uguale a 2 pi greco fratto omega 0. Quindi questo parametro qui che appare davanti al tempo all'interno dell'argomento del coseno del seno è il numero con cui voi potete calcolare il periodo, ok? Omega 0 che dimensioni ha? Omega 0 ha le dimensioni di un tempo alla meno 1. Nel sistema dove il tempo si misura in secondi e gli angoli in radianti, omega 0 cos'è? Radianti al secondo. Perché radianti al secondo per un secondo vi darà radianti. D'accordo? Quindi, inizialmente il punto si trova qui, coordinate x, scusate, qui vale r, mettiamo questo è il valore r, immagino, questo è il valore r, e inizialmente è qua, ok? Continuo a mettere il punto qua perché voglio indicare il tempo. T uguale a 0, in questo istante il valore x è questo, in questo istante il valore della y vale 0. Mettiamo una tacca sull'asse dei tempi di quei grafici che è t maiuscolo. Quindi che so, facciamo così, questo è t maiuscolo. Metterò l'attacca T maiuscolo dappertutto, spero di farlo decentemente, forse è più semplice far così perché vedo meglio, infatti vedo che le mie mani stanno comprendendo, vedete che
la lunghezza dell'apertura della mano non è una costante, questa è quella più importante. Poi questo si vede più o meno. Questo è l'istante T su tutti quanti, ok? Allora, siccome il moto è circolare, questo sarà un quarto di periodo. Quando si trova qua è passato un quarto di periodo. Quando è arrivato qui è passato due quarti di periodo, cioè mezzo periodo. Quando è arrivato qua, tre quarti di un periodo. E quando è arrivato qua, quattro quarti di un periodo, cioè un periodo intero. Quindi metterò le tacche T quarti, T mezzi, tre quarti T. Quindi questo è mezzo T, questo è un quarto di T, questo è tre quarti di T. Mezzo T, ok? Quando è passato un quarto di periodo, dove si trova la particella? Si trova qua, ok? Quindi quanto è l'angolo? In radianti è pi greco mezzi. Quindi quando T è T maiuscolo quarti, questo è pi greco mezzi, coseno di pi greco mezzi vale 0, seno di pi greco mezzi vale 1. Quindi quando è passato un quarto di periodo, la particella si trova qua, la coordinata x, e questo dove si trova? Qua. A r, giusto? Vale r. Quindi questa stessa r la riporto qui, e questo è, si trova qua. D'accordo? Quando il tempo è uguale a mezzo periodo, la particella si trova qui. E come vedete, come potete vedere o dal disegno o dall'espressione trigonometrica, scegliete voi, vedete che la coordinata x vale meno r e la coordinata y vale 0. Quindi a mezzo periodo lui si trova a meno r. Quindi si trova qua e questo invece è tornato a 0. Per andare veloci, quello che farò è semplicemente tirare delle linee. Come gratta. Questa linea è a meno r, questa linea è a meno r. Quindi l'escursione del seno e del coseno va da 1 a meno 1, quindi potete capire subito che l'escursione della coordinata x è tra r e meno r. L'escursione della coordinata y è tra r e meno r, quindi tiro quelle linee r e meno r e so che i valori delle coordinate x e y devono stare comprese tra quelle due rette. Ovviamente per andare un po' veloci, quindi facciamo così, il disegno mi riesce meglio se tiro delle linee verticali. Voi avete i foglietti millimetrati, quindi lui passa di qua e poi torna qua. Che stress. Ovviamente questo è una specie di coseno. Perché dico specie di coseno? Perché non dico che è un io sto disegnando una specie di... Perché l'argomento non è l'angolo, è il tempo. Qua non c'è tetra, c'è il tempo, ok? Però siamo amici e possiamo dire che quello è un coseno e un seno. Voglio solo che notiate che questo qui, l'argomento non è l'angolo, è il tempo, d'accordo? C'è una differenza da fare il grafico di seno in funzione di teta e di fare il seno in funzione del tempo. Facciamo il grafico della velocità, lo stesso trucco, andiamo veloci. Qual è l'escursione che la componente x avrà? Lo vedete qui, siccome il seno ha un'escursione da più 1 a meno 1, è chiaro che la componente x velocità avrà un'escursione tra omega 0r e meno omega 0r, quindi tracciamo le linee orizzontali omega 0r e meno omega 0r, sapendo che questi sinusoidi devono stare là in mezzo. Ma voglio che notiate una cosa,
Questo grafico è un grafico di lunghezza in funzione del tempo. Qual è la dimensione della ordinata in questo grafico? È una velocità! Quindi, per esempio, se questo lo misuro in metri, questo sarà in metri al secondo. Quindi questa ampiezza qui lo disegno apposta diverso, perché sul vostro quaderno voi dovete decidere che voi dovete rendervi conto che questo è un grafico di lunghezza in funzione del tempo, questo è un grafico di una velocità in funzione del tempo. Quindi un quadrettino sul vostro quaderno quassù rappresenterà che so un metro, ma un quadrettino sul grafico di velocità cos'è per voi? Dovete decidere. Sarà un metro al secondo, due metri al secondo, 10 metri al secondo. Quindi io tiro la linea omega 0r e la linea meno omega 0r. Però devo fare un tentativo di farlo decentemente, se no il disegno mi esce non molto bene. Come gratta sto gesso. Questo è l'istante t, questo è l'istante t mezzo, sto tirando in modo da riuscire a fare il disegno con un minimo di decenza. Vedo che questo non è molto ben fatto perché deve avere la stessa escursione, come potete vedere. Questa ha la stessa escursione di questo. È ovvio che è la stessa escursione, no? Perché la componente y oscilla di coseno, va tra meno 1 e 1, e di nuovo da omega 0r a meno omega 0r. Quale sarà l'escursione dell'accelerazione? Sarà tra le righe omega 0r e meno omega 0r. E quindi troviamo già. E questo magari lo disegno ancora con una escursione diversa, perché voglio che entri nella vostra testa che questo non ha lo stesso significato di questo. Cioè questa apertura tra le mie dita, quando è una misura di una lunghezza, sarà un certo millimetri. Questa stessa apertura delle mie dita, quando misurerò sul grafico di velocità, rappresenta metri al secondo. E quando uso questa stessa apertura sul grafico di accelerazione, rappresenterà un certo millimetri al secondo al secondo. Quindi facciamo il grafico di velocità. Tra amici, ci capiamo, sarà un meno seno, è un seno ribaltato. Quindi è così. Ok? Questa è la componente x. La componente y cos'è? Essenzialmente è un coseno. L'accelerazione, la componente x, è un meno coseno, essenzialmente è un meno coseno, quindi ecco giù. Il guai di aver scelto così, di averlo scelto così lungo è che devo poi fare il disegno, qualcosa del genere. E questo è un meno seno. Quindi il seno va così, invece questo è un meno seno, che non è una cosa del genere. Ok? Fa un po' schifo, ma credo che riuscite a capire.
L'importante è che voi guardiate, facciate questi disegni, così vi ponete il problema di scegliere cosa rappresenta un quadrettino sul vostro quaderno. Cioè, vi renderete conto di cosa sto dicendo quando cercherete di fare voi il disegno sul quaderno. L'altra cosa da notare è che guardate la parte X, la componente X. Questa è la componente X della posizione, questa è la componente X della velocità, questa è la componente X dell'accelerazione. Guardate quindi questi qua a sinistra. Siccome la velocità X è la derivata di X rispetto al tempo, dovreste vedere che questi grafici, se li ho disegnati in maniera corretta, devono avere quel comportamento che voi conoscete già dalle derivate ordinarie. La derivata cos'è? È la pendenza della retta tangente. Quindi la retta tangente qua all'inizio è 0. Siccome la velocità è la pendenza della retta tangente, allora nell'istante t uguale a 0 la pendenza è 0, ovvero la velocità è nulla, infatti è nulla. Poi la pendenza in questo istante, per esempio, è negativa. Cosa vuol dire la pendenza negativa? Vuol dire che all'aumentare del tempo la coordinata x diminuisce. Velocità negativa, pendenza negativa. Infatti, vedete che in questo stesso intervallo di tempo, in questo stesso istante di tempo, il valore della velocità è negativa. Però aumentare del tempo la pendenza diventa più negativa, fino ad arrivare in questo istante qua, a t quarti, a t maiuscolo quarti, a un quarto di periodo, la pendenza è la più negativa possibile. E infatti arriva al valore più basso, la velocità è il valore più negativo, perché a un istante successivo, benché in questo istante la pendenza è sempre negativa, la pendenza è meno negativa. E quindi è negativa, sì, ma ha un valore meno negativo. Poi arriva a mezzo periodo che la pendenza della tangente è di nuovo 0, infatti la velocità è 0. Poi per istanti leggermente più alti vedete che la pendenza adesso della retta tangente a questa curva è positiva, eccola qua, è positiva, ma continua a diventare sempre più positiva fino a questo istante che è tre quarti di un periodo. A tre quarti di un periodo la pendenza retta tangente a questa curva è il valore più positivo che c'è. Poi per istanti successivi la pendenza è sempre positiva, ma è meno pendente di qua. E quindi il valore di massima pendenza positiva è in questo istante. In questo istante sì, la pendenza è positiva, ma è meno positiva, tende meno. E poi arriva al periodo che di nuovo la pendenza è 0. Ok? Perché non mi squilla il cellulare? Perché mancano 5 minuti. Analogamente, analizzate questo grafico. Questo rappresenta la pendenza di questo. E vedete che inizialmente la pendenza è molto negativa, infatti il valore più negativo che c'è qua giù è negativo, poi diventa meno negativo fino ad arrivare a zero e poi la pendenza è positiva e cresce, cresce, cresce fino a questo istante quando la pendenza è il valore positivo più grande, eccolo qua. Poi comincia a diminuire, è sempre positivo ma diminuisce fino ad arrivare al valore nullo, eccetera, eccetera, eccetera. E fatelo, dovete farlo questo. Ok? Adesso, dopo la pausa, voglio provare a disegnare le frecce. Quindi farò un bel cerchio, cancellerò qua e farò un cerchio unitario qua e disegneremo negli istanti notevoli, t uguale a 0, un quarto di periodo, mezzo periodo, tre quarti di periodo e un periodo. Voglio disegnare queste tre frecce, i tre vettori. Il vettore posizione sarà più facile da disegnare, il vettore velocità e il vettore accelerazione. E questi vettori V e A, le più difficili da disegnare, li disegneremo guardando il grafico. Facciamo una breve pausa. Se ci sono domande, fatemelo adesso.